Gianni Scotti, oggi parlare di risparmio energetico, di controllo energetico, non è parlare soltanto di un doppio vetro da mettere alle finestre, vero? No, assolutamente. Al di là dell'evoluzione che da semplice doppio vetro, bisogna usare vetri a controllo solare, basso emissivi, che quindi implicano un grosso miglioramento della performance, ma non ci si può eliminare a quello. Credo che oggi la salvaguardia e l'innovazione ci consentono di operare uscendo da una filiera, ma allargandoci a un network, quindi riuscire a fare in modo che una casa sia energeticamente efficiente non deve passare soltanto per l'involucro, soltanto per l'illuminazione, soltanto per la caldaia e il riscaldamento. Bisogna coniugare tutte queste, anche perché ogni tipologia abitativa è diversa e quindi è possibile intervenire in qualche tipo di abitazione con l'involucro esterno, da qualche parte è molto difficile farlo, allora bisogna più agire sulle caldaie e così via. E poi direi che insomma una visione complessiva di tutte le diverse tecnologie ci può portare al miglior risultato. Se ci limitiamo ad una sola di queste siamo normalmente un po' zoppi. Quindi costruire un edificio che sia che serva a risparmiare energia significa coinvolgere tutta una grande serie di attori. Ora però non avrà visto anche lei una scarsa conoscenza delle tecnologie che oggi ci sono a disposizione per costruire uno stabile come questo? La scarsa conoscenza è perché, se vogliamo parlare dell'Italia, siamo 60 milioni di italiani e arrivare a parlare a tutti è difficilissimo. La forza economica necessaria per comunicare in maniera dettagliata tutto è qualcosa di terribile, quindi io credo che ci sia un interesse alla guida, alla sollecitazione e alla sensibilizzazione del risparmio energetico e a quello che si può fare. È un interesse nazionale, è un interesse del governo, perché ogni volta che noi compriamo meno energia, mediamente dall'estero, facciamo un beneficio per noi. Io credo quindi che tutte le aziende che devono fare la loro parte, ognuna, devono essere aiutate da un'azione di comunicazione diffusa attraverso i grandi canali di comunicazione, che però deve trovare uno sponsor e un aiuto forte dal punto di vista centrale e governativo. Ma è un problema culturale, è un problema di formazione e informazione, ma anche un problema politico. È un problema, io direi, di culturale c'è poco, nel senso che la popolazione italiana è diversa dalla francese e dalla tedesca, ma non è certamente né migliore né peggiore, siamo tutti uguali. Il problema è che abbiamo delle differenze dal punto di vista di comprensione, e le leve su cui toccare la popolazione italiana sono magari un po' diverse di quelle tedesche, e quindi il sistema di comunicazione deve essere adattato. Certamente però ci vuole un sistema centrale di comunicazione che aiuti le aziende e faccia capire a tutti gli italiani, perché dobbiamo avere una spinta dal basso e non dall'alto a tirare per fare risparmio energetico, che è un bene per tutti. Grazie mille. Grazie a lei.